Cristiane F. Inizia a fumare hashish a 12 anni. A 13 passa all'eroina, a 14 si prostituisce e solo a 15 anni, dopo innumerevoli e drammatiche esperienze, riesce a liberarsi dalla tossicodipendenza. In occasione del processo che la vede imputata per ricettazione, due giornalisti tedeschi del settimanale Stern, Kai Hermann e Horst Rieck, registrano e trascrivono il crudo resoconto di quei giorni disperati. Sono previste 2 ore per il colloquio, diventano 2 mesi. Questo libro, duro, cattivo, amaro, è il risultato di quella lunga intervista e restituisce tutto il dolore e lo smarrimento di un'adolescenza vissuta ai margini e nell'indifferenza di un'intera società. Questo è Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino. Ho preso questo libro dalla biblioteca, è un libro che mi ha consigliato mia sorella, Maria Sole, che aveva letto appunto nell'età dell'adolescenza. Io non avevo mai letto assolutamente, ho sempre sentito parlare appunto sia del libro ovviamente e del film. Leggendolo ho capito perché sarebbe importante farlo leggere agli adolescenti. Appunto, la storia di questa ragazza adolescente, in realtà adolescente, preadolescente, perché comincia dai 12 anni fino ai 16, a questa escalation della droga. Il libro è scritto, non ci sono capitoli o cose del genere, ma appunto è una trascrizione continua di questa intervista, appunto a lei. In realtà non è che ci sono colpi di scena o cose del genere, è una descrizione pura, cruda della sua vita dai 12 ai 16 anni. La cosa molto particolare di questa ragazza che mi ha colpito è che comunque era una che leggeva libri, e in alcuni casi descrive appunto come lei fosse l'unica a leggere nella sua classe, comunque intorno a lei. E addirittura, mentre leggeva un libro che parlava di sesso, ma non in maniera esplicita, ma praticamente, cioè, non era un libro porno, addirittura i professori, mentre vedevano che lei stava leggendo questo libro, glielo presero perché non poteva leggere una cosa del genere. Quindi la sorta di controllo che all'epoca della Germania degli anni 70, insomma dopo la guerra, la divisione, quel tipo di educazione che in realtà non portò benefici, ma appunto fece sì che molti giovani si dedicassero proprio all'eroina. Quindi lei racconta appunto questa escalation dai 12 anni, in cui lei proveniva da una famiglia all'apparenza normale, che in realtà aveva all'interno il padre molto violento che picchiava sia lei che la sorella, uno stato di difficoltà all'interno della famiglia dove la madre non riusciva a reagire. Poi più tardi la madre lasciò il padre e da quel momento fu per lei una, appunto lì cominciò veramente la sua corsa verso la droga più brutta che a quell'epoca girava. Quindi cominciò con l'hashish, provando gli acidi per andare appunto all'SD, fino ad arrivare allo sniffo dell'eroina e poi all'iniezione completa dell'eroina. Tutto questo avveniva in realtà all'interno di posti dove lì c'erano giovani accolti da un punto dove c'erano degli evangelici. C'era un locale, il centro evangelico, che praticamente accoglieva questi giovani, dove loro si incontravano. Da lì lei proprio cominciò questa ascesa verso la droga, verso l'eroina. Il locale del centro evangelico, la Haus der Mitte, era da diversi anni il punto di incontro centrale dei ragazzi di Gropiusstadt e Neukölln. Ogni sera era frequentato da circa 500 giovani, fino a quando, nel dicembre del 1976, lo chiudemmo per la rapida ascesa del consumo d'eroina, con lo scopo di richiamare l'attenzione pubblica su questa situazione ormai catastrofica. Quello che ci stupì, come pedagoghi, fu la rapidità con cui a Gropiusstadt nacque un giro di droghe pesanti. Nell'arco di pochi mesi, da 30 a 50 giovani delle aree di nostra competenza passarono al consumo di eroina.
Gli sforzi intrapresi fino a quel momento per convincerli, con argomenti e non con misure disciplinari, della pericolosità dell'uso delle droghe, dovettero aver agito sui giovani stessi come un invito a proseguire e come un'ammissione della nostra incapacità di lottare contro la droga. Dal lavoro pubblico che noi svolgevamo tra i giovani della Hausdermitte emerse con tutta evidenza quello che da parte delle autorità statali veniva pervicacemente negato, e cioè che non si poteva assolutamente parlare di un riflusso della cosiddetta ondata della droga. Al contrario, il problema della droga aveva raggiunto quantitativamente e qualitativamente una dimensione americana. Il suo mercato era costituito ora dai giovani della classe operaia senza un posto di lavoro o una formazione professionale. Quello che come pedagoghi ci restava da fare era una protesta pubblica contro l'ignoranza dell'autorità. Poi continua, però insomma, il succo era questo, che praticamente da un posto dove in realtà si doveva fare tutto il contrario, la droga prese possesso completamente di questi giovani che non avevano altra via d'uscita, perché poi in realtà la società di quel tempo li portava verso quello, perché appunto si erano creati dei quartieri grigi, senza parchi giochi, senza appunto degli svaghi che i giovani potevano seguire per poter restare fuori da questo tipo di droghe. Cioè, non potevano fare altrimenti, non potevano fare, dovevi essere forte. Poi in più l'abbandono della famiglia, ovviamente, perché era completamente abbandonata dalla famiglia. A scuola non andava quasi più, andava e si addormentava, litigava con i professori. Però quello che emergeva era il totale abbandono, ovviamente, da parte della famiglia e di riflesso quella dello Stato, che in realtà aveva creato proprio i presupposti per far sì che questi giovani si sentissero in dovere di drogarsi. E perché i ragazzi dello zoo di Berlino? Perché loro praticamente andavano a spacciare anche in alcuni casi, sì, a prendere le dosi, ma soprattutto a fare marchette, in questa fermata della metropolitana che si chiamava Bahnhof Zoo, dove trascorrevano la maggior parte dei loro pomeriggi, e dove praticamente c'era il vero e proprio spaccio di questo tipo di droga. Ha incontrato delle ragazze ancora più piccole di lei. All'epoca lei aveva 14 anni, no, 16 anni. La sua amica Babsi, famosa poi per essere stata la bambina tedesca più giovane morta per eroina, a 14 anni appunto. E c'è un episodio appunto tra le due, per cui fa capire più o meno come svolgevano la loro vita in quel lasso di tempo. Proprio prima del Natale del 1976, mio padre partì per le vacanze e Babsi e io potemmo dormire a casa sua, insieme a mia sorella. Subito, la prima sera che stavamo a casa di mio padre, ci litigammo totale. Ci trattavamo a vicenda in maniera così volgare che mia sorella, più giovane di me di un anno, cominciò a piangere. Quando Babsi ed io ci mandavamo reciprocamente in paranoia, usavamo proprio il linguaggio delle battone. Mia sorella, naturalmente, non aveva nessuna idea della nostra doppia vita. Il mattino dopo, Babsi ed io eravamo di nuovo le amiche per la pelle. Era sempre così. Quando si era dormita a sufficienza e l'effetto dell'ero veniva via lentamente, il più delle volte si era in uno stato d'animo pacifico. Babsi ed io concordammo di non farci subito la pera mattutina, ma di rimandarla quanto più a lungo possibile. L'avevamo provato già più volte. Era un vero e proprio sport aspettare a bucare il più lungo possibile. Ma naturalmente non parlavamo d'altro che della pera bestiale di roba perfetta che ci saremmo fatta a un certo punto. Eravamo proprio come due bambini la sera di Natale, proprio poco prima della distribuzione dei regali. Mia sorella, naturalmente, qualcosa la sgamò. Capì presto che avevamo qualche droga, ma naturalmente non aveva proprio l'idea che eravamo drogate. Lei pensava che prendevamo qualcosa così per provare. Promise solennemente di non raccontare nulla a mio padre o a mia madre e di tenere il segreto anche in caso avesse incrociato inaspettatamente la famiglia di Babsi. Babsi veniva trattata piuttosto severamente e né i suoi nonni né i suoi genitori avevano la più pallida idea che lei fosse drogata e andasse a battere. Babsi prese il suo siero per il quark, al gusto di fragola, dalla sua busta di plastica. Lei era proprio fissata con il siero per il quark, che è una cosa che si mescola al quark per farlo diventare come panna. Viveva quasi esclusivamente di quark montato. Io mangiavo cose appena più variate. Oltre al quark, yogurt e budini e le frittelle che si trovavano alla stazione della metropolitana del Kurfürstendamm. Già il mio stomaco non reggeva più nient'altro. Dunque Babsi stava in cucina e si montava il suo quark. Era come un'operazione sacra.
Mia sorella ed io sedevamo lì vicino con devozione e tutte e tre aspettavamo con una gioia pazzesca di strafogarci una montagna di quark per colazione. Chiaro che la colazione doveva cominciare dopo che Babsi ed io ci eravamo fatte la pera. Quando Babsi ebbe montato il quark, proprio come panna, non ce la facemmo più. Dicemmo a mia sorella di apparecchiare la tavola, ci chiudemmo in bagno. Eravamo appena dentro che ricominciò il dramma tra noi perché piano piano stavamo a rota. Avevamo solo una siringa usabile e io dissi che volevo farmi rapidamente la pera per prima. Babsi ebbe uno scatto. E perché sempre tu? Oggi la prima sono io. In fondo sono io che ho rimediato la roba. Questo mi diede proprio ai nervi. Già non sopportavo quando lei cercava di trarre vantaggio dal fatto che aveva spesso più roba di noi e che ce la dava. Dissi: sentimi bene, cara. Per bucarti ci metti un'eternità, non fare storie. Era vero quello che dicevo. Questa ragazza ci metteva spesso mezz'ora per riuscire a bucarsi. Non aveva quasi vene, e quando infilava l'ago la prima volta e poi aspirava e non veniva su il sangue, dava di matto. Si infilava l'ago a caso nella pelle e diventava sempre più frenetica. A quel punto l'aiutava solo un colpo di fortuna. A me allora andava ancora abbastanza bene. Quando non era Detlef a bucarmi, era l'unico che poteva avvicinarsi alle mie vene, mi bucavo sempre sullo stesso punto del braccio sinistro. Andò bene finché non ebbi una trombosi e mi si fece tutta una cartilagine. Più tardi anch'io non sapevo più dove bucarmi. Quella mattina dunque imposi la mia volontà. Babsi era incazzata nera. Io presi la siringa, trovai subito la vena e dopo neanche 2 minuti avevo fatto. Fu un buco molto eccitante. Il sangue mi scorreva. Mi venne un caldo tremendo. Andai al lavandino e mi bagnai la faccia e stavo lì a gingillarmi tutta felice. Babsi stava seduta sull'orlo della vasca. Si infilava la siringa nel braccio e già dava di matto. Urlò: merda, in questo buco non c'è aria. Apri quella maledetta finestra. Dissi: cazzi tuoi se non c'è aria in questo buco e non mi rompere. Adesso non me ne fregava assolutamente niente di quello che le succedeva. Avevo dentro la mia pera e con questo tutto era ok. Babsi stava lì che schizzava il sangue dappertutto, ma non riusciva a beccare una vena. Dava sempre più di matto, gridò: ma qui non c'è luce in questo maledetto cesso! Cristo, prendimi una luce! Portami una lampada dall'altra stanza! Io ero proprio troppo pigra per andare nella stanza e prendere la lampada per Babsi. Solo a un certo punto, che lei non la smetteva di nevrotizzarmi ed io avevo paura che mia sorella potesse accorgersi di qualcosa, lei andò a prendere la lampada. Alla fine anche Babsi ci riuscì, si calmò subito. Lavò per bene la siringa e pulì via il sangue dalla vasca da bagno e dal pavimento. Non disse più una parola. Andammo in cucina e io non vedevo l'ora di mangiarmi il quark montato. Babsi si prese la ciotola, se la tenne stretta circondandola con un braccio, e cominciò a mangiare. Si strafogò veramente tutta la ciotola di quark. Disse soltanto: tu lo sai perché? Loro per andare e prendere appunto le loro dosi, in realtà crebbe anche il bisogno di andare con i clienti, nel senso di fare marchette appunto, quindi cominciando dal semplice sesso orale a dover fare sesso con loro. Christiane F. non è morta, è ancora viva, ha scritto anche un altro libro che sicuramente leggerò. C'è un film anche fatto su YouTube, in realtà si può vedere perché l'hanno caricato anche su YouTube, che sicuramente vedrò. E praticamente dopo varie disintossicazioni della ragazza, fatte da sola a casa, dopo 5-6 disintossicazioni almeno, in realtà verso la fine del libro appunto lei trova il modo di uscire da questo giro dopo che ha avuto epatiti, appunto trombosi, insomma le varie, cioè finite i 16 anni in poche parole era distrutta, era veramente distrutta. E mi sono scritto da parte alcuni termini che utilizzavano scritti nel libro, insomma, che appunto vanno tra virgolette fatto sorridere, ma perché erano dei gerghi che utilizzavano loro come appunto a rota, cioè loro indicavano nel momento in cui stavano senza la dose e quindi dovevano ovviamente rifarsi la dose, per loro era stare a rota e quindi prima di poi nel momento in cui uno si deve disintossicare appunto rimane senza la propria dose, in quel momento stai per loro a rota. E per loro, ecco, per dire, erano paraculi, diciamo, appunto, descrivevano non paraculi proprio come furbi, ma c'era uno paraculo nel senso di era uno ok, era uno a posto, era uno comunque abbastanza paraculo, abbastanza che stava bene, sì, furbo, ma in un certo modo anche diverso. E tra loro, appunto, si chiamavano bucomani.
andavano in paranoia, soprattutto quando appunto loro stavano nel momento subito dopo la dose o nel momento della rota, si mandavano in paranoia tra di loro, quindi si schernivano tra di loro, si attaccavano, perché appunto tra bucomani funzionava così, nel senso che tu in qualche modo dovevi buttare sull'altro quello che in realtà non vedevi in te stesso, e quindi cercavano di mandare in paranoia gli altri. E ovviamente, vabbè, le marchette in alcuni casi dormivano dai clienti con cui appunto avevano fatto le marchette, per poi dopo riuscire a comprare la dose. E il Bahnhof Zoo, che è appunto la fermata dove loro facevano queste cose, quindi loro sapevano di dover andare esclusivamente lì per il loro giro. C'era un altro giro su una strada dove praticamente, ma in realtà proprio solo alla fine, perché non volevano andarci, ma dove c'era praticamente, dove c'era la zona dove c'erano le vere prostitute, e quindi c'erano le macchine che si fermavano, loro in realtà all'inizio proprio non volevano andarci, ma finirono anche ad andare con queste persone, quindi a fare veramente le prostitute. E i cessi, i bagni, praticamente ogni bagno per loro il bagno era il luogo dove farsi la pera, e quindi per loro i bagni potevano essere i più sporchi possibili, quindi i bagni delle metropolitane, potete immaginare, e loro si facevano lì, quindi loro, diciamo, ecco, il bagno rappresenta la gabbia di questi ragazzi, la gabbia come se loro fossero degli animali, e quindi all'interno di uno zoo, appunto, e i bagni fossero proprio delle gabbie da dove loro stavano eliminando la loro vita, insomma. Ve lo consiglio, un libro comunque da leggere, più che altro perché rappresenta uno spaccato di esistenza vera, una storia vera appunto di ragazze. Magari se siete degli adulti fatelo leggere ai vostri figli per far capire quello che in realtà non si deve fare, insomma. E quindi niente, grazie per aver visto il video e ci vediamo alla prossima lettura. Ciao!